Tutto a posto. Ti piace? Qualunque stronzo potrebbe far crescere erba di merda in giardino. Ma ci vuole un artista per incrociare varietà e roba simile. Devo dirlo. Ci metti passione. Da quanto tempo lo fai? Da quando sono tornato. Un annetto circa. Lo strizzacervelli diceva che soffro di pensieri intrusivi, ma i suoi medicinali non mi facevano un cazzo. Così ho iniziato a coltivarla. Ho diviso il primo raccolto con gli amici e si è sparsa la voce. Succede se la roba è buona. E gli sbirri? Gli sbirri sono così occupati a pestare i neri e tenere Sinclair bianca da non accorgersi del verde. Buon per te. In più uso una specie di sistema allora, di rinvio, già così non devo preoccupare. No, conosci qualcuno a cui puoi interessare? Forse sì. Ne parliamo dopo aver messo le cose a posto qui. Grazie per l'aiuto. Vuoi un tiro? Con piacere. Merda, hai fatto un capolavoro stavolta. Puoi giurarci, cazzo. Vado a vedere se Roxy serve una mano con i documenti. Ci vorrà un minuto. Divertiti. Poi parleremo di affari. Spero che tu abbia preso una giacca, perché sta per arrivare una tempesta di merda. Ho contattato tutta la lista, a parte tre persone. Andy Lafayette, Gina Paulson e Eddie Anan. Slim li ha isolati, messi contro il muro, ormai hanno i minuti contati. E questo è solo l'inizio. Tutta la zona è bloccata, nessuno entra o esce senza il permesso di Slim. Come dicevo, una tempesta di merda. Che cazzo facciamo? Quei tre sai dove si trovano? Sì, li teniamo sorvegliati. Se andiamo lì a darmi spianate, quelli li ammazzano. Ma se io e Roxy ce ne andiamo in giro per Sinclair a fare un po' di casino... Loro non si faranno scappare l'occasione di dare la caccia a due negri scatenati. Esatto. E mentre gli sbirri sono occupati con noi, MJ va di corsa in città, raccatta quei tre e li porta qui. Che dici, ce la fai? Certo che sì, cazzo! Ho qualcosa che può aiutarci. La mia Nightcrawler. Ezekiel la usava quando è stato ucciso. Se ce la riprendiamo... vedrete che nessuno sarà in grado di starci dietro. Com'è il deposito giudiziario? Come tutti gli altri. Con sbirri, allarmi e un recinto enorme. Sarà più facile che infiltrarsi nella Federal Reserve. Sì, giusto. Vado a chiamare il mio vecchio e lo aggiorno. Vieni da me appena sei pronto. Va bene. Una tempesta di merda, cazzo. Recupera i testimoni, senza farti notare. Tutto chiaro, capo? No? Ok. Papà, è arrivato Lincoln. Ti chiamo quando abbiamo finito. Sei pronta? Forza. Mi servono rifornimenti. Su, andiamo. Vengo dalle tue parti ora. Riprendiamoci la mia auto. Ho bisogno di qualcosa. Fammi vedere la merce. Aspetta. Ti piace? Muoviamoci. Vediamo dopo. Chissà cosa stanno facendo quelli là alla mia piccola. Tuo padre ti ha fatto un discorsetto? Più o meno. Ha voluto ricordarmi l'importanza dell'autonomia di una donna nera rivoluzionaria.
È il suo modo di dirmi di non farmi ammazzare. Beh, non ha tutti i torti. Come pensi di riprenderti l'auto? Ci ho montato sopra un dispositivo vigilante. A che ti serve una roba del genere? Lincoln, ci tengo alla mia macchina. Il fatto è che solo io so come far partire la mia piccola. Quindi dobbiamo entrare entrambi, io la faccio andare e poi ce la filiamo. Mi sa che faremo scattare qualche allarme. E sai che puoi anche schivare le cose? Di che diavolo stavo parlando? E allora? Sarà il nostro segnale per filarcela. Meglio tenere giù la testa mentre siamo dentro. Strisciamo dentro, prendiamo l'auto e cerchiamo di non farci accoppare. Silenziosa come un gatto. Allora? Ah, non l'ho ancora finito. Ma che ne pensi di quello che hai letto? Dai. Silenziosa. No. Perché entrare in silenzio quando puoi far casino? Ragazzi, si è accesa la sfida d'emergenza del deposito. Deposito, rispondete. Deposito sembra ben sicuro. A tutte le unità, intrusione in corso nel deposito giudiziario. Il sospettato è un maschio di colore, alto circa 1,80 m, ma considerato armato e pericoloso. Ci hanno chiusi. Usa la rampa. La Nightcrawler è tornata, baby! Usa quelle mine! Attenzione! Stiamo per iniziare, MJ. Sei pronto? Sono nato pronto. Bene, faremo un po' di casino per darti il tempo di recuperare il primo testimone. Avvertici quando li tiri su. Tutto chiaro, capo. Non finiscono più! Devastiamo Sinclair! MJ, tocca a te! È ora di scoprire quanti danni può fare la tua auto, Roxy. Arriva un auto... Che bello! Hanno chiamato gli amici! Arrivano altri bifolchi! Slim ha messo in città un cartellone per promuovere la sua rielezione. Conosco modi peggiori per attirare l'attenzione degli sbirri. Spero non ti secchi se rovino un po' la vernice. Chi è quello fanculo? Non fermarti! Vai a tavoletta! Non finiscono più! E arrivano altri! Vedo sempre un sacco di agenti intorno al negozio di ciambelle in città. Quando avremo finito, non potranno più ingozzarsi. Cristo! Abbiamo guadagnato altro tempo per MJ. Ora andiamocene.
Gli uomini dello sceriffo hanno un punto di controllo appena fuori città. Mi stai chiedendo di investire un manipolo di sbirri così chiameranno altri sbirri ancora più incazzati? Merda, tu sì che sai come divertirti. Che bello! Qui è lo sceriffo Slim Beaumont con un messaggio per i nostri ospiti. Spero che riusciate a sentirmi. A Sinclair non vediamo di buon occhio i neri indisciplinati. Vi darò una bella lezione sulla disciplina. E a far rispettare legge e ordine. Qui è lo sceriffo Beaumont. Chiudo. Da dove arriva quel bastardo? Chi è quello là? E arrivano altri. Sono in viaggio con un VIP nel retro. Avanti con il prossimo. Che bello! Hanno chiamato gli amici. Non fermarti davanti a niente. Sono qui. La Nightcrawler è nella struttura esterna. Portate qui il culo! Qua c'è un sacco di roba da far saltare. Io direi di muoverci. E arrivano altri. Che bello! Hanno chiamato gli amici. Prendete quegli strozzi! Subito! Porca puttana! E arrivano altri. L'ho sentito bene! Ne arriva un altro. Che bello! Hanno chiamato gli amici. Ha una pistola! Credo di appresi! Questa è una frequenza della polizia. Qui è il vecchio JB, pronto per la caccia ai negri. Resistete, arrivano i rinforzi. JB, non interferire. Finirai per farti accuffare e basta. Arrivano altri bifolchi. Guarda che non sei invulnerabile. Non finiscono più. Non finiscono più. Sono contento che sia andata, capo. Come stanno i VIP? Illesi. Ma non per molto, se la polizia continua a starci alle calcagna.
folti! Mi serve una mano, in fretta! E arrivano altri! Lincoln, non farti ammazzare! Altri agenti, seguimi alla discarica! Ho già pronto un piano di fuga! Augurati che funzioni, MJ! Continua sempre dritto! MJ, brutto figlio di... Che ti avevo detto? Più palle che cervello. Meglio tornare alla fattoria. Tu vai con la tua? Certo che sì, cazzo. Però non te la sei cavata male con lei. Grazie, Roxy. Ci vediamo alla fattoria.